Bene, signore e signori, bentornati in questo nuovo video. Io sono Elvis, imprenditore digitale, mi occupo comunque di e-commerce da un bel po' di anni, ho comunque la mia agenzia, facciamo un sacco di cose, sia comunque servizi web, insomma, eccetera, eccetera. E però in questo video quello che andiamo a trattare è l'argomento creative, l'argomento sponsorizzato e l'argomento ads, ok? Che è veramente poco trattato nel mondo dell'e-commerce, ma che rappresenta un punto veramente, veramente fondamentale nel processo di vendita e acquisizione sia comunque di contatti ma soprattutto di clienti, visto che comunque trattiamo di e-commerce. Ora, prima di andare al succo del video, annuncio il vincitore per il giveaway dello scorso video, che appunto lo lascio qua da qualche parte, e per favore appunto scrivimi su Instagram così ti faccio mandare il tutto. E giveaway anche per questo video, e trovate appunto tutte le regole per quanto riguarda il giveaway per vincere la mia guida dropshipping virtuoso starter pack, cioè la mia guida completa dalla A alla Z per cominciare a fare dropshipping o comunque iniziare proprio a fare e-commerce. Appunto lascio qua sotto pinnato nei commenti il regolamento, e quindi poi anche nel video successivo annuncerò il vincitore e così via e così via. Ora, so benissimo che questo genere di informazioni, questo genere di strategie sono difficili anche magari da reperire, o perlomeno sono difficili da mettere proprio in ordine, capire realmente come andare a fare un'inserzione, come andare a realizzare una creative, ma soprattutto avere delle ads che convertono realmente. Ora sì, tutto il materiale completo, comunque le strategie comunque più avanzate, eccetera, eccetera, lo si trova comunque dentro il mio corso completo e-commerce virtuoso, appunto lascio qua sotto i link, eccetera, eccetera, però volevo andare a fare questo video per chiarire molte cose, far capire a tante persone di come realmente la parte di creative, la parte di sponsorizzata sia un punto veramente cardine nell'e-commerce e che rappresenta nella scala delle priorità più o meno un 40% di quello che è la conversione. Ora, senza perderci in chiacchiere, sarà comunque un video lungo, però ti consiglio assolutamente di seguire il video fino alla fine. E ti posso assicurare che alla fine di questo video troverai veramente, veramente un sacco di spunti utili. E ti consiglio anche di andare a riguardare questo video, perché sicuramente ti potrà essere utile, e andare a riprenderlo più volte per capire magari anche qualche piccolo processo che magari ancora non ti è troppo chiaro. Allora, partiamo da alcuni concetti fondamentali e cosa devi capire prima. Allora, perché le Facebook Ads costano sempre di più? Semplicemente perché ogni volta appunto ci sono nuovi dropshipper, ogni volta comunque ci sono nuovi inserzionisti, la competizione si alza, i CPM si alzano, eccetera, eccetera. Quindi come possiamo andare a differenziarci? Ovviamente sì, avendo anche budget, ma soprattutto avendo delle creative, avendo dei contenuti, delle ads che spacchino veramente tanto, e che non sia il solito video copia e incolla che fa schifo e che comunque vedo molta gente fa, ma che alla fine non porta da nessuna parte, se non avere veramente dei valori sballati e non avere nessuna conversione e quindi non avere nessun acquisto. Poi devi capire anche assolutamente il funzionamento di Facebook, ok? Cioè ads migliori, inserzioni migliori vuol dire anche un ROAS più alto, perché comunque se tu hai un'inserzione che fa schifo, è pixelata, ha una qualità veramente scadente e letteralmente fa cagare, allora sicuramente non è che avrai un ritorno altissimo. Questo perché è questione anche soprattutto di percezione, come ti percepiscono proprio le persone, i tuoi potenziali clienti, le persone comunque che vedono proprio la tua inserzione, e se viene percepito come un qualcosa di cheap, come un qualcosa che effettivamente o comunque costa poco o comunque non vale praticamente nulla, allora di certo le persone non ti andranno ad acquistare quel prodotto lì, o perlomeno anche solamente cliccare sul link. Poi questo è un punto cardine, mi raccomando, alle persone non importa nulla, letteralmente non frega nulla a nessuno, né di te, né del tuo prodotto né della tua azienda. Le persone comunque sono egoiste, l'unica cosa che gli importa è proprio di se stesse. Quindi anche se fai un'inserzione, sei la solita azienda, come ad esempio, questo è anche un approccio sbagliato alla fine, ogni azienda, diciamo, solita, quello che fa solitamente è proporsi in questo modo: siamo l'azienda leader in settore Pinco Pallino, bla bla bla. Sì, ok, ma io cosa ne vado a beneficiare? Cioè, il cliente alla fine l'unica cosa che gli importa è di se stesso. Poi chi si presenta, chi è l'azienda, eccetera, nessuno frega niente se non di quello che ottiene poi il futuro cliente. Cosa fondamentale qua, devi catturare le persone in modo emozionale e non tanto dal punto di vista tecnico, ok? Come si dice molto spesso, l'acquisto avviene in modo emozionale e poi si giustifica quell'acquisto lì tramite la logica. Questo
punto sembra un po' scontato, ma in realtà non è per niente scontato, cioè vendere un prodotto di qualità, vendere un prodotto veramente veramente valido è un qualcosa di estremamente etico, ok? E vedo spesso anche magari ragazzini o comunque persone che non si rendono conto di quello che stanno facendo, non si rendono conto che bisogna fare business in modo serio, che bisogna comunque costruire un'azienda, costruire un team, fare un qualcosa di molto molto più ad alto livello e non semplicemente, ok, prendo un prodottino cinese che fa veramente schifo, cerco di venderlo qua come posso e basta, ok? Però la maggior parte delle volte, soprattutto in dropshipping, chi inizia, quindi soprattutto chi inizia, di solito prende un prodotto veramente che fa schifo, cerca di venderlo così a cavolo con delle strategie, o se possiamo chiamarle strategie così, un po' ad cazzo sulle Facebook Ads, e molte volte si ritrova a vendere un prodotto veramente scadente. E sì, ok, magari all'inizio riesce a vendere qualcosina, però poi le persone saranno scontente, ti faranno tante tante richieste di rimborso, magari tante richieste di cambio di prodotto, ti faranno una segnalazione che può essere ad esempio su Facebook tramite il Facebook Survey, quindi ti si abbasserà il feedback score, magari ti fanno una segnalazione o un reclamo anche su PayPal. Quindi alla fin fine, se parliamo proprio di 2021 e quello che sarà l'e-commerce da qua a tanti anni, bisogna assolutamente pensare che più il nostro servizio, anche il nostro prodotto è anche di qualità, quindi soddisfa proprio le esigenze dei nostri clienti, allora assolutamente ne andrai a beneficiare. Al contrario, se continui ad andare di questo passo a prendere sempre prodotti scadenti che fanno veramente schifo e hai un'alta percentuale di rimborsi, insomma, non è che andrai molto lontano. Ora parliamo un po' delle varianti che ci sono per quanto riguarda le ads. Le varianti principali, ce ne sono tantissime comunque di varianti, però le principali parliamo di foto e video singolo, ok? Le foto comunque sono buone per prodotti che non necessitano di una presentazione, che può essere ad esempio una maglietta, che può essere ad esempio un braccialetto, che può essere una collana, quindi proprio prodotti statici che non hanno bisogno di una presentazione per far vedere che cos'è il prodotto e che cosa fa. Il video, appunto, è comunque l'effetto opposto, però comunque si può andare a fare un video anche soprattutto su prodotti statici, ok? Però il video serve di più a far vedere che cos'è il prodotto. Magari io ho un prodotto innovativo che può essere un qualcosa per pulire, ok? Devo far vedere proprio tramite un video se quel prodotto lì è realmente efficace, se quel prodotto lì realmente pulisce, ok? Se faccio vedere semplicemente una foto, sì, ok, è bene la foto, ma a me non convince tantissimo. Quindi la variante migliore, se hai un prodotto comunque molto più dinamico, che si muove, che comunque ha bisogno di un qualcosa da mostrare, ok? Ha bisogno comunque di un video. E successivamente il carosello non è un formato di contenuto, chiamiamolo così, ma è una modalità di fare un'inserzione, ok? Anche se vai ad esempio sulle Facebook Ads, avrai anche una variante invece di foto video singolo, avrai l'opzione appunto di scegliere il carosello. E questo il carosello comunque è molto molto buono per il traffico tiepido, per il traffico anche traffico caldo. E soprattutto in genere anche per prodotti che possono essere di abbigliamento e anche prodotti statici, quindi posso far vedere ad esempio una collezione di bracciali, una collezione di qualsiasi cosa, ed è assolutamente ottimo soprattutto per fare retargeting. Ora veniamo un attimo alla tipologia di ads. Allora, ci sono diverse tipologie di ads, però le andiamo a riassumere in quattro principali tipologie di ads, che sono la dimostrazione, il problem solving, quindi problema e soluzione, i testimonial e awareness, quindi o comunque possiamo far vedere una dimostrazione del prodotto, come ad esempio un prodotto che pulisce, quindi dobbiamo dimostrare proprio che quel prodotto veramente pulisce, che quel prodotto magari aspira come si deve, che quel prodotto lì raddrizza la schiena, insomma qualsiasi cosa che sia a scopo dimostrativo per far vedere e far cambiare proprio l'idea alla persona, perché comunque di solito una persona non ti acquista il prodotto non tanto perché chissà che roba, ma perché semplicemente non si fida di te e di quello che stai dicendo. Quindi gli devi dare proprio una dimostrazione lampante del tuo prodotto, di quello che fa e di cosa può fare al cliente finale. Poi comunque sì, problema soluzione, questo qui assolutamente è un prodotto comunque problem solving. La parte di testimonial, quindi avere delle testimonianze, anche questo è fondamentale, cioè far vedere anche delle persone che magari fanno un unboxing o che comunque ci sono diverse persone che usano il prodotto dentro l'inserzione. E quindi ovviamente quando vediamo anche più persone, magari un gruppo di persone e tante anche, più ce ne sono e meglio è, che
proprio usano il prodotto e si vede proprio che sono contente, che sono soddisfatte, che quel prodotto lì gli ha cambiato la situazione, piccolo o grande che sia, allora comunque anche tu stesso vieni convinto sempre di più. Al contrario, invece, se non si vede nessuna persona, se si vede solamente il prodotto senza che si fa vedere proprio come lo si usa, eccetera, io personalmente non lo comprerei, ok? Come ad esempio, non so, può essere questo microfono, ok, della Blue Yeti. Se io non avessi visto comunque dei video proprio per vedere come va a registrare, come va a sentirsi anche il suono semplicemente tramite una foto, molto probabilmente non l'avrei acquistato, ok? Come attrezzature, queste cose qua, sia comunque per fare video, sia comunque in generale. Quindi bisogna vedere la tipologia di prodotti. E poi c'è anche l'awareness, ok? Quindi solitamente questo... quindi l'awareness non ci serve tanto per quanto riguarda l'e-commerce, ma è molto più rivolto ai brand grossi come possono essere Coca-Cola, come possono essere Apple e soprattutto comunque con brand che si rivolgono ad una massa di persone veramente veramente vasta, ok? Quindi non puntano direttamente all'acquisto diretto, come può essere un e-commerce, come può essere un dropshipping, come può essere insomma qualcosa del genere, ma hanno un altro scopo. Poi comunque, se vuoi, se comunque volete, eccetera, che vado ad approfondire questa cosa dell'awareness, appunto me lo fate sapere qua sotto e andiamo ad approfondire. Allora, veniamo ai modi per creare una creative. Lo leggo anche appunto perché c'è anche qua e lo puoi leggere anche tu. Quindi ci sono diverse modalità per andare a creare una creative, per andare comunque ad avere proprio una creative che sia comunque di qualità efficace. Prima di tutto è comprare proprio il prodotto e farti tu stesso il video, quindi usando eventualmente amici e familiari, oppure non so, schiavizzando un qualcuno per far sì che ti faccia un video, o comunque una persona esterna per registrare, come può essere un videomaker, come può essere anche, non so, può essere che hai un iPhone e anche l'iPhone va benissimo, quindi non è che ti serve proprio un'attrezzatura chissà che, anche un iPhone assolutamente va benissimo. L'importante comunque è che il video sia di qualità e che si capisca bene che cosa fa il prodotto e se quel prodotto lì possa fare realmente differenza nel problema o comunque nella situazione specifica appunto del tuo target finale. E un'altra opzione che puoi avere è usare i video sparsi per il web e che non abbiano comunque una protezione di copyright, ok? Quindi puoi andare ad usare dei video di YouTube, puoi andare ad usare dei video che ci sono su Facebook, anche ad esempio su TikTok, anche ad esempio in giro per il web, anche cercando su Google. Però l'importante è che comunque non vai a prendere comunque delle clip che siano comunque protette da copyright e che insomma non rischi qualche azione legale o qualcosa di questo genere. Quindi insomma puoi anche usare assolutamente questo genere di clip. E un'altra opzione ancora migliore è farsi fare le creative da un professionista, o comunque da un'azienda, da un gruppo di persone o comunque da un team di persone specializzate su questo. L'opzione migliore è andare ad esempio ad usare AstroAds, ok, che ti lascio appunto il link qua sotto, eccetera eccetera, che è veramente un servizio ottimo di qualità ed è anche low ticket. Ti lascio qua comunque al loro sito. Comunque loro quello che fanno è proprio andare a realizzare le creative, i video, proprio principalmente per prodotti fisici, ok, ma alla fine anche prodotti digitali se si vuole, ma principalmente prodotti fisici. E hanno comunque sì diversi pacchetti, eccetera eccetera, però la cosa migliore appunto di questo servizio, ce ne sono sì anche vari eccetera, però da quello che ho visto anche in giro per il web, alla fine AstroAds comunque si pone al primo posto, diciamo, per qualità comunque di contenuti. Il fatto che comunque loro si mettono a cercare i contenuti in giro e tu vai semplicemente a dire: guarda, mi serve questo prodotto, mi serve in questa lingua, e loro comunque ti fanno tutto, il che è veramente ottimo. Ecco, vediamo ad esempio un video comunque fatto proprio da AstroAds, e quello che ti cerco anche di far capire sul come andare eventualmente a fare anche un'inserzione. Quindi vediamo questo qua. Ad esempio questa sorta di maschera LED, quindi anche comunque delle clip molto di qualità, un qualcosa che cattura l'attenzione, anche perché avere un qualcosa di questo genere cattura anche abbastanza l'attenzione, vedere proprio come va a cambiare di colore, vedere proprio com'è il prodotto e vedere le funzionalità, vedere tutte queste cose qua, anche qualche animazione 3D. E call to action finale. Un'altra opzione è prendere agenzie esterne di videomaking, che però in genere sono molto high ticket, ti richiedono molto budget e
personalmente te lo sconsiglio se non sei ancora a profitto. Quindi se ad esempio, non so, stai facendo dropshipping oppure anche e-commerce in generale eccetera, non ti consiglio quando sei all'inizio di rivolgerti ad un'agenzia ad alto budget che ti può richiedere, non so, 2, 3, 5 mila euro di budget per andare a realizzare proprio un video professionale con un videomaker eccetera eccetera, ma piuttosto di stare più low budget, avere comunque un servizio di qualità e anche veloce come ad esempio AstroAds, ok? E un'altra opzione è quella di usare le clip di altri brand o comunque fare proprio un copia e incolla dei loro contenuti. Questa è una cosa che ti sconsiglio altamente, perché uno, potresti andare ad incorrere in azioni legali, potresti andare ad incorrere veramente in tanti casini, non è nemmeno molto etico, quindi è una cosa che personalmente ti sconsiglio. Io non lo faccio e non te lo consiglio fare neanche a te. Non l'avrei inserito qua in questo elenco, ma l'ho inserito proprio per andare a sconsigliartelo altamente, perché sennò poi letteralmente sono cazzi. Ora vediamo al come deve essere strutturata anche una creative, visto che è principalmente composta da tre parti, cioè la prima, la seconda e la terza parte, che sono la parte iniziale di hook, di aggancio, ok? Quindi la prima parte deve essere un qualcosa di estremamente emotivo, che possa far vedere comunque il problema, la soluzione, un qualcosa di estremamente emozionale che catturi veramente tanto l'attenzione. Poi la parte di body, quindi la parte principale del video, che deve essere comunque un body abbastanza persuasivo, con far vedere comunque i benefici del prodotto, mettere un po' di agitazione nella testa delle persone e soprattutto far vedere al prospect, quindi al potenziale cliente, cosa gli può portare, ok? Che tipo di beneficio, come si andrà a sentire questa persona dopo che avrà acquistato e usato questo prodotto, ok? E poi la parte finale, ovviamente, che è la parte di CTA, la parte di call to action, ok? E quindi chiamata all'azione, come si dice, visto che insomma un po', ci sono un po' di persone che, insomma, mi rendo conto che non sono americanissime. Comunque la parte finale deve essere proprio una chiamata all'azione, quindi ci deve essere una soluzione rapida, ci deve essere un po' di urgency, quindi dare proprio urgenza, dare un po' di scarsity anche, e dare una motivazione al comprare proprio ora, dare una motivazione al comprare subito, quindi effettivamente il potenziale cliente, la persona che va a visualizzare la tua inserzione eccetera, deve agire proprio subito, ok? Non deve star lì e magari ragionarci eccetera, ma devi andare a strutturare la tua inserzione in un tal modo dove comunque le persone vengono proprio prese tante dall'emozione e in quel momento cliccano e in quel momento vanno sullo store e poi acquistano. Mi rendo conto, sì, che il tasso di conversione per il traffico freddo non è così alto come può essere ad esempio con un traffico proveniente da un retargeting eccetera eccetera, ma è quello che vogliamo noi, ok? Quindi far acquistare soprattutto d'impulso, visto che soprattutto in dropshipping il dropshipping proprio si basa sull'acquisto impulsivo, quindi la parte di creative, come ti sto cercando di far capire, è una parte veramente fondamentale, cioè se la tua creative fa schifo non andrai a vendere veramente una mazza. Ora, prima di andare a fare qualsiasi inserzione, qualsiasi tipo di copy, qualsiasi clip, bla 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 eccetera, ti consiglio di fare una ricerca di mercato. Questo è quello che faccio io, quello che faccio fare anche al mio team quando si tratta soprattutto anche di dropshipping, quando si tratta comunque di vendere un prodotto, un servizio eccetera, insomma qualsiasi cosa, è fare soprattutto una ricerca di mercato, quindi andare a cercare su Google, andare a cercare su Amazon, andare a cercare su Facebook, andare a vedere la libreria inserzioni, cercare comunque le inserzioni degli altri competitor. Se non sai comunque cos'è la libreria inserzioni, ti consiglio di guardare anche gli altri video che ho sul canale per quanto riguarda le Facebook Ads, per quanto riguarda questi argomenti qua, e quindi raccogliere più informazioni possibili sul tuo target, quindi sul tuo potenziale cliente, sul tuo cliente finale, e guardare comunque ad esempio le Amazon reviews per vedere proprio le reviews delle persone, di cosa dicono effettivamente, cosa raccontano, quali sono i loro problemi, che tipo di linguaggio usano, perché ad esempio non so, io che vengo comunque dal mondo del fitness, della palestra eccetera eccetera, quel tipo di nicchia, quel tipo di mondo ha un suo tipo di linguaggio, che può essere non so pompare, che può essere ad esempio insomma qualsiasi cosa, ha un suo tipo di gergo, un suo tipo di linguaggio, quindi puoi andare ad usare, adattare quel tipo di linguaggio e di gergo proprio sul tuo copy e sulla tua inserzione, ok? Quindi andare a vedere anche sui forum, andare a vedere su Quora ad esempio, che è un tipo di forum molto 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 utile, e anche ad esempio sui gruppi Facebook. Vuoi andare a vendere un prodotto nicchia fitness? Bene, puoi andare anche sui gruppi Facebook, che anche in Italia ce ne sono veramente di gruppi abbastanza vasti, con centinaia di migliaia di persone, e vedi proprio come parlano quelle persone lì, che tipo di linguaggio usano, che
tipo di problemi hanno, quindi riesci proprio a raccogliere un sacco di informazioni e poi vedere anche delle video reviews che possono essere ad esempio su YouTube, che possono essere ad esempio in altre parti, anche su Instagram eccetera, e vedere proprio cosa dicono le persone di determinati prodotti, di determinate nicchie, e vedere proprio anche che comunicazione adottano quelle persone. Quindi qua è una parte veramente veramente fondamentale, quindi fatti eventualmente lo screenshot, tutto quello che vuoi, ma devi crearti una lista di elementi specifici sui problemi dei clienti e sui punti cardine di dolore dove tu puoi intervenire, ok? Fondamentale, o meglio comunemente chiamati angle, ok? Quindi il tipo di angle è il tipo di comunicazione dove vuoi andare a parare. Ok, e ricorda che a nessuno frega nulla né di te né del tuo prodotto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio vuoi andare a vendere un trapano, di per sé la persona che vuole un trapano non è che vuole il trapano semplicemente per comprarsi il trapano, vuole il trapano per avere il foro perfetto nel muro, ok? Quindi giusto per farti un po' ragionare e capire. O ad esempio, se una persona vuole un kit sbiancante per denti, di per sé non è che vuole il kit sbiancante per denti, vuole i denti bianchi, o meglio vuole essere riconosciuto dalle altre persone come una persona che è diciamo al top, che è ad esempio molto qualitativa, perché ovviamente quando vedi una persona che ha i denti bianchissimi la ritieni essere una persona ricca, una persona molto benestante, una persona comunque molto molto bella, perché comunque una persona che ha i denti bianchi la riteniamo essere, parlo in modo oggettivo, una persona molto bella, ok? Quindi anche e soprattutto la riprova sociale è quello che pensiamo, o meglio, quello che vogliamo che gli altri pensino di noi. Quindi c'è tutta una psicologia dietro, e infatti il marketing è proprio psicologia applicata. E quindi su questi tipi di angle ti consiglio di andare a ragionare, perché molte volte pensi che una persona compri un prodotto per un motivo, poi in realtà magari acquista il tuo prodotto per un altro tipo di motivo che però tu non l'hai scritto, ok? Quindi su questo assolutamente da ragionarci bene. Ora, quindi, con tutte queste informazioni scriviti, mi raccomando, dentro il video il tuo copy, e personalmente questa è una cosa che faccio sempre, cioè scrivermi il copy prima, appunto per sapere come andare a strutturare anche l'inserzione, perché comunque ok, sì, posso avere delle clip, ma se non so bene che tipo di comunicazione dare, che tipo di elementi trattare o che tipo di parole andare a scrivere, allora comunque insomma non saprei proprio come strutturare l'inserzione. Ci sono anche inserzioni, anche video dove comunque non ci sono scritte, ma perché le scritte di per sé non servono. Se è un prodotto estremamente d'impatto, estremamente d'immagine, cioè si vede chiaramente che cos'è il prodotto, che cosa fa, e non c'è bisogno di andare a scrivere dentro il video che cos'è il prodotto, che cosa fa, ma si vede direttamente. Quindi in alcuni casi puoi anche non andare ad inserire il copy, però se c'è necessità, se comunque c'è il bisogno di andare a scrivere il copy, allora assolutamente mettilo, però te lo prepari prima, ok? E ricorda sempre, per quanto riguarda il copy e tutto quanto, ma anche le clip, di andare a catturare le persone con le emozioni, perché alla fine è inutile che io ti faccio vedere il prodotto e tutto eccetera, ad esempio come può essere questo microfono, supponiamo, è inutile se ti faccio vedere questo prodotto qua, cioè metti caso le due situazioni, io ti faccio vedere semplicemente una foto di questo microfono, ok, e basta, nient'altro, senza comunicarti nulla, quindi così a freddo non, di per sé non lo compreresti mai. Dall'altra parte ti faccio vedere un video dove ad esempio li divido a metà, faccio vedere, non so, un microfono che è di un'altra marca eccetera, che si sente veramente da schifo, non si sente niente eccetera. Dall'altra metà faccio vedere questo microfono, microfono Blue Yeti, ok, e si sente proprio com'è la mia voce, com'è appunto che funziona bene, e tu sei assolutamente anche molto convinto che questo prodotto sia assolutamente fatto al caso tuo, ok? Quindi giusto per farti capire proprio come andare a strutturare anche un'inserzione, come andare a far vedere il prodotto, come realizzare una creative ma veramente efficace, non le solite stronzatine che trovi in giro, copia e incolla, che però insomma se vai a sentire anche certe persone, no guarda che devi fare così così così, e ok sì, ma il CTR tu ce l'hai al 0.2, mazza, cioè magari insomma per quelli un po' più esperti, questo linguaggio qua con CTR eccetera
può dare un senso, però per farti capire che se vai a fare le solite cose, copia e incolla, o perlomeno quello che ti dicono le persone che però non hanno mai ottenuto nessun cavolo di risultato, non sono mai arrivati a scalare uno store, non sono mai arrivati a fare un qualcosa di effettivo, e quindi per questo appunto te lo sto spiegando, cioè quello che ti consiglio è di non andare ad ascoltare tutte queste persone che in realtà magari non hanno mai fatto dropshipping, non hanno mai fatto e-commerce in vita loro, non hanno mai scalato uno store, non sanno nemmeno quello che stanno dicendo, quindi secondo me non dovresti nemmeno andare ad ascoltare quelle persone, ma andare ad ascoltare proprio le persone che hanno fatto effettivamente quello, che hanno scalato degli store, che si rendono conto di cosa veramente ha importanza, ok? Quindi per questo ti consiglio di ascoltare me. Poi comunque puoi fare le tue doverose considerazioni e insomma vedrai la differenza. Ok, quindi veniamo al quali contenuti andare a fare e come andare a farli. Ora, io personalmente non vado più ad utilizzare eventualmente programmi o queste cose qua, quello che preferisco fare è andare a delegare proprio questi compiti, perché alla fine, insomma, mettendo a confronto proprio eventualmente il mio valore orario, che può essere ad esempio 500 euro, 1000 euro, 5000 euro, 10.000 euro, ok, perché comunque mi occupo di business, faccio comunque e-commerce, sono un imprenditore, eccetera eccetera, quello che preferisco fare piuttosto è prendere una persona, che sia un virtual assistant o che sia un mio dipendente, collaboratore eccetera, andare a pagarlo, ok, perché lui ha un valore orario minore rispetto al mio, perché comunque ha meno responsabilità rispetto a me, e comunque andare a lasciare lui il compito di andare ad editare il video, andare a fare la parte di copyright, la parte di copywriting, scusami, andare a fare la parte di store building e tutte queste cose qua, tutte cose che sono ripetitive, come ad esempio la parte di montaggio video. Io personalmente, piuttosto che andare a fare io queste cose qua di montare video eccetera eccetera, preferisco appunto ok sì filmo questo video qua, o comunque la fotocamera qua davanti eccetera, la Sony Alpha 7 III, e però piuttosto andare a spedire, mandare questo video qua, queste clip, e lasciar montare comunque al montatore video e far fare tutte queste cose qua, proprio perché preferisco dedicare il mio tempo alla parte di marketing, alla parte di vendita, occuparmi comunque del business eccetera eccetera. Comunque, se vuoi andare a fare tu stesso i contenuti, quelli che ti consiglio come programmi possono essere ad esempio Premiere Pro, che è quello che usavo io anni fa, Sony Vegas, puoi usare ad esempio Animoto, molto comodo, molto snella comunque come azienda, come software. Ad esempio puoi usare InShot, che puoi utilizzarlo tranquillamente da mobile, quindi da cellulare eccetera, da iPhone. E che tipo di formati ti consiglio sono questi qua. Se vuoi andare a fare comunque delle inserzioni incentrate principalmente sul feed di Facebook e di Instagram, quindi la sezione notizie, ti consiglio appunto di fare il rapporto 1-1, che di solito qualitativamente parlando deve essere comunque un 1080x1080, però il rapporto, il ratio deve essere proprio 1-1, un 4/5, sempre comunque per quanto riguarda Facebook e Instagram nelle newsfeed, il 16:9, che comunque è quello un po' più cinematico, come può essere questo formato per il video di YouTube, e il 9/16, che è praticamente il formato verticale, che di solito si fa appunto in verticale qua così, ok, che può essere ad esempio per le stories, che può essere ad esempio per TikTok e queste cose qua. Ora, qua è la parte veramente clou di quello che devi andare a capire, cioè il principio del AIDA, ok? Se magari non ti è chiaro questa cosa qua, ti lascio eventualmente qualche link, oppure puoi anche cercarlo su Google, però cerca proprio AIDA, ok? Questo acronimo vuol dire semplicemente attenzione, interesse, desiderio e azione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu prima di tutto devi catturare l'attenzione della persona, poi successivamente devi suscitare un interesse, quindi la persona effettivamente si deve interessare a quello che è il tuo prodotto, a quello che può fare il tuo prodotto per lei. Dopo aver comunque suscitato molto interesse, devi far sentire proprio alla persona il desiderio del prodotto, cioè una volta che la persona viene catturata, matura comunque un po' di interesse sul prodotto, comunque sulla situazione finale, deve sentirsi in un certo senso l'obbligo di andare ad acquistare, o meglio deve desiderarlo comunque il prodotto, deve comunque dire cavolo, questo prodotto è veramente bello, è veramente
Ottimo, e ne ho bisogno, se sento che ne ho bisogno, quindi proprio un forte desiderio. E poi naturalmente l'azione, che può essere il click, che può essere assolutamente anche la conversione. Quindi quando si tratta di funnel, quando si tratta di convertire una persona, farla acquistare, far sì che ci dia il suo contatto, eccetera, eccetera, è sempre strutturato in questo modo. Quindi attenzione, interesse, desiderio e azione. Ora qua ci sono anche un po' di consigli che puoi andare a seguire, cioè di andare a prendere spunto dai big del settore. Quindi non ti consiglio di andare a prendere spunto ed esempio come possono essere Guru e Pinco Pallina eccetera, come può essere in questo caso, ma di andare a prendere esempio e spunto ad esempio dagli store, cioè quelli grossi del settore, come può essere ad esempio iSmile, che può essere Snow, che può essere qualche altro tipo di brand anche abbastanza grosso, che stia fatturando, che stia facendo profitto, che abbia un qualcosa di sostenibile, che sia veramente un'azienda come si deve, e poi prendere spunto da quello, cioè non andare a prendere spunto, non andare a prendere ad esempio dagli store in dropshipping che hai trovato così all'ultimo perché c'è stato un ragazzino che l'ha fatto così ad cazzo, ok? Cioè non è che se uno store ha una vendita di 500 euro, allora Ale, quello lì è mostro sovrumano. No, assolutamente, anzi, non ha fatto praticamente nulla. Quindi, piuttosto che andare a prendere spunto dai pesci piccoli, prendi spunto e prendi esempio dai pesci grossi. Ok, quello che faccio io, ad esempio, andare a prendere spunto dai pesci grossi, cioè ad esempio, che può essere, non so, comprare il loro prodotto, vedere che tipo di sequenze email hanno, vedere che tipo di grafiche hanno, vedere comunque proprio prendere spunto, non andare a fare un copia e incolla, ma comunque prendere spunto e fare un qualcosa di migliore, ok? O perlomeno fare un qualcosa che possa essere bene o male simile, ma che non sia la stessa cosa, cioè prendere sì spunto, ma fare un qualcosa di tuo alla fine. Poi successivamente, appunto, di guardare gli store dei competitor, guardare comunque le ads dei competitor, quindi come ti ho detto, la libreria inserzioni di Facebook ti serve assolutamente a questo, se comunque ti lascio il link qua sotto, eccetera. E che angle usano, quindi proprio di andare a vedere sul loro sito, sul loro e-commerce, sulle loro ads, eccetera, vedere proprio che tipo di angle usano, che mood e stile usano proprio per i contenuti, ok? Se magari un qualcosa di più luminoso, se un qualcosa magari con uno stile molto particolare del contenuto del video o comunque dell'immagine, vedere anche come comunicano e renderti proprio conto che le loro ads, le loro inserzioni di questi big del settore funzionano. Ok, quindi ti devi rendere conto con i tuoi occhi che quelle inserzioni funzionano, convertono, ma la cosa importante qua è che vai a ragionare sul perché, cioè ok, sì, questi qua hanno venduto un sacco, hanno fatturato veramente tantissimo, hanno ottenuto un sacco di profitto, hanno un engagement pauroso e perché lo ottengono? Cioè, quali sono queste piccole, no, non piccoli segreti, perché alla fine non è che ci sono segreti, puoi andare a vedere da qualsiasi brand, però vedere proprio cosa va a contraddistinguere, ad esempio, Snow da Snow, mi riferisco a Snow, il brand per lo sbiancamento dentale, cosa contraddistingue Snow da tutti gli altri store di sbiancamento dentale, cioè perché ha così tanto successo rispetto a tutti gli altri? Infatti, se vai a vedere il sito web di Snow, fa abbastanza schifo, cioè non è che rispetta proprio una linea guida precisa, eccetera, eccetera, ma è veramente lo store, comunque il brand di sbiancamento dentale, proprio e-commerce, almeno quello più di successo che ci sia, quello che è esploso letteralmente nell'ultimo periodo, quindi ti consiglio di prendere ad esempio spunto da quello. Quindi riassumendo tutto questo, mi raccomando, guarda i tuoi competitor cosa fanno di preciso, le ads, le inserzioni, il copy, la comunicazione, il sito, eccetera, eccetera, bla 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 bla, però principalmente ci riferiamo proprio alle inserzioni, di fare una bella ricerca di mercato e vedere proprio che tipo di comunicazione adottare, che tipo di angle, infatti di usare degli angle specifici con dei punti di aggancio e di andare poi a realizzare la creative, ovviamente. Su quello, appunto, come ti ho detto, in modo veloce ed efficiente e anche low budget, quello che ti consiglio è Astro Ads, che ti lascio appunto sempre qua sotto il link, o comunque se vai a cercarlo su Google, eccetera, eccetera. Però comunque sì, principalmente questo ti consiglio, se sei comunque un imprenditore, se vuoi comunque fare e-commerce, se il tuo scopo principale è quello di ottenere vendite, quello di occuparti della parte di marketing, dalla parte di vendite, non puoi comunque andare, secondo me, a perdere troppo tempo su questo, cioè andare a perdere troppo tempo sul montare un video, su andare a cercare i contenuti e magari, insomma, andare lì a perdere troppo tempo e cercare magari le clip giuste che non ti facciano comunque
bannare sui ban, comunque dipende, perché ci sono dei prodotti che puoi andare a sponsorizzare tranquillamente, altri prodotti invece che insomma sono abbastanza sensibili, come ad esempio, non so, vai a sponsorizzare un cuscino, che un cuscino non è che hai particolari problemi a sponsorizzare un cuscino. Dall'altra parte, magari se vai a sponsorizzare, non lo so, che può essere un giocattolo per adulti, o che può essere, non so, un qualcosa per dimagrire velocemente, eccetera, eccetera. Insomma, lì sono comunque prodotti sensibili che, insomma, sei parecchio a rischio ban. Quindi anche sulle policy ti consiglio di andare a seguire queste cose qua, oppure comunque ti affidi ad esempio ad AstroAs, eccetera, che loro comunque sanno bene come funziona la parte di policy e ti andranno a risolvere questa parte qua, sia dal punto di vista della protezione del copyright, sia comunque per quanto riguarda il resto.